Nell'ambito di tutta l'evoluzione dello smartphone e come lo smartphone ha cambiato la nostra vita, siamo qui a Mobile World Congress per vedere nel nostro boot di Qualcomm i primi segnali del 5G. Cosa sono? Noi abbiamo annunciato la produzione di un nuovo chipset, di un nuovo modem, l'X16, che sarà il primo chipset LTE capace di arrivare ad una velocità di picco di 1 gigabit. Diciamo che questa è un'evoluzione dell'LTE, del 4G, però sono i primi segnali del 5G. Possiamo vedere che in realtà la capacità di arrivare a 1 gigabit oggi significa semplicemente aggregare più frequenze utilizzando delle tecnologie nuove tipo il 4x4 MIMO, cose molto tecnologiche ma che sostanzialmente aggregano più segnali da diverse antenne per ottimizzarne il risultato finale. Con questo noi arriviamo fino a 1 gigabit, abbiamo anche una collaborazione con Ericsson, tant'è che possiamo vedere un prototipo di un telefono, quindi non è un PowerPoint exercise ma è un prodotto, diciamo, ancora prototipale. I primi device che vedremo sul mercato probabilmente saranno per fine di quest'anno, inizio 2017, saranno in prima battuta saranno dei prodotti MiFi di connettività dati, fino ad arrivare poi successivamente ai primi smartphone per, diciamo, metà dell'anno prossimo. Tutto questo, diciamo, è l'evoluzione dell'LTE, quindi parliamo ancora di 4G, ma come vedremo anche successivamente Qualcomm è assolutamente committata nello sviluppo del 5G. Che cosa è il 5G per Qualcomm? È sostanzialmente una tecnologia che permetterà di abilitare l'esperienza mobile a tutta una serie di nuove industrie, l'Internet of Things, l'automotive, tutto ciò che avrà bisogno di grandi peak data rate fino a data rate minimi, tipo telemetering, con durate di batterie di anni. Tutto questo verrà gestito in un modo ancora più efficiente nella piattaforma 5G, garantendo tra l'altro anche diciamo, delle soluzioni tecnologiche ad hoc per quello che noi chiamiamo mission critical industry, cioè anche per alcune applicazioni dove la robustezza della soluzione, la sicurezza della soluzione è fondamentale. Per dare un'idea dello scenario che stiamo vedendo, ci piace noi fare un esempio, cioè un domani i pacemaker saranno sul cloud, sul 5G, questo per dare un'idea di quanto sarà robusta, sicura e quanto la latenza anche della risposta delle informazioni sarà minima. Tutto questo è il 5G. Avremo i primi segnali del 5G probabilmente nel 2018, anche se poi il vero lancio sarà il 2020-2022. Ora qua vediamo come il mobile computing e quindi l'esperienza smartphone ha cambiato anche il modo di interagire con quello che per noi era il mondo dei PC, dei notebook. Vediamo qua un esempio di un device di HP dove in realtà in collaborazione con HP è stata sviluppata una serie di applicazioni che garantiscono un continuum dall'esperienza del telefono fino all'esperienza del grande schermo, avendo una capacità di utilizzare tutte le applicazioni classiche anche del mondo Microsoft, del mondo Windows. Qui vediamo una collaborazione di Qualcomm con Jide. Jide ha sviluppato una piattaforma su Android dove si integra una user experience simile a quella di Microsoft, con l'integrazione di applicazioni classiche di Microsoft, dell'Office Suite, diciamo, ma dove in questo caso il tablet è un tablet connesso e tutta quanta la parte di connettività e di engine del chipset è sviluppata da Qualcomm. Questo emula una user experience su Android, su un tablet Android, il più simile possibile al mondo Microsoft. Questo da un punto di vista dei device, ma tutta questa enorme evoluzione del mobile computing porta anche delle innovazioni significative sulla parte di infrastruttura, cioè dei server e dei big data center. Oggi i big data center sono dominati dall'architettura x86, ma stiamo lavorando insieme ad ARM e insieme a alcuni produttori di server cinesi per sviluppare soluzioni anche basate su ARM. Cosa significa? Oggi sui big data center il maggior costo di gestione di big data server è il consumo di energia. Sono macchine iperpotenti che devono lavorare ad una certa temperatura e tutto questo costa un'enormità in termini di consumo di corrente. L'architettura ARM e Qualcomm in particolare, siccome è nata nel mondo mobile, ha sviluppato soluzioni ARM native con il minor consumo di corrente possibile. Immaginando di applicare questa logica ai big data server, potete capire qual è il vantaggio enorme in termini di gestione e di costo. Quindi la nostra visione è che da qua al 2020 comincino a nascere i primi big data server basati sull'architettura ARM.